PadovaLamiere appartiene a una holding di nome Gemap, alla quale appartiene anche un'altra unità produttiva di nome Blauterm. Occupa all'incirca 14 dipendenti, di cui 12 impegnati nella produzione e 2 impegnati in ufficio tecnico, e sviluppa un fatturato di circa 1.600.000 euro. La relazione con Salvagnini risale al 1997, con l'acquisto della prima pannellatrice robotizzata. Si è ulteriormente sviluppata nel 2006 con l'acquisizione di un S4 con magazzino, e nel 2018, vista la nostra necessità di affacciarci più completamente al mercato del terzismo, abbiamo ulteriormente approfondito questa relazione con l'acquisizione di un laser da 6 metri potenza 3 kW dotato in magazzino di carico e scarico. Una delle ragioni preponderanti nella scelta di un prodotto Salvagnini è stata la suite di programmazione Stream, la quale mi ha dato la possibilità di poter da un'unica piattaforma programmare tutte le mie varie tipologie di lavorazione, che siano loro laser, punzonatura o piegatura. Una volta ottimizzata la fase programmazione con la suite Stream, mi si presentavano altre criticità nel mio processo produttivo. Sono riuscito ad affrontarle e a risolverle basandomi su OPS, che è un'integrazione fra il mio gestionale aziendale e la mia produzione. OPS mi ha permesso di trasferire con precisione le informazioni dal mio ufficio tecnico alla mia locazione produttiva. Altresì mi ha permesso di dare uno strumento intuitivo e veloce agli operatori che si trovavano a dover smistare le fasi successive del lavoro. Per l'efficientamento di questa ultima parte, che non generava valore aggiunto, mi sono avvalso di un ulteriore prodotto di Salvagnini di nome PDD, che consiste in una rappresentazione grafica all'interno di un monitor touchscreen dove l'operatore si trova rappresentato graficamente il foglio che ha davanti, tocca la parte che va a lavorare e compaiono tutte le informazioni che questa parte si porta dietro dal mio gestionale. Una volta identificata precisamente la parte, lui la evidenzia, pigia un pulsante e genera un'etichetta che consente di identificare inequivocabilmente e precisamente la parte che lui sta lavorando. All'interno di questa etichetta, oltre a tutti i dati necessari per le fasi successive del mio ciclo produttivo, io introduco anche un dato fornitomi dal cliente che permette che questo particolare sia immediatamente utilizzabile nel suo circuito produttivo senza necessità di ulteriori registrazioni o ulteriori etichettature. Alla fine di questo processo di digitalizzazione io ho rilevato degli incrementi notevoli dal punto di vista velocità di attraversamento del prodotto all'interno del mio processo produttivo, quantificabili all'incirca in un 10-15% di diminuzione dei tempi medi di trattamento del particolare e un recupero di capacità produttiva consistente all'incirca nel 30%. È mia ferma convinzione che la digitalizzazione del processo produttivo sia una delle armi vincenti per recuperare competitività e flessibilità all'interno delle nostre aziende. Posso con convinzione confermare che il pacchetto fornitomi da Salvagnini mi ha dato una mano fondamentale a raggiungere questo obiettivo.